NewsGuard è un'estensione per browser internet che ti aiuta a rimanere sempre al passo con la propaganda suprematista. Il programma, infatti, contrassegna le pagine web che apri con un distintivo. Quando è rosso vuol dire che è una fake news e quando è verde invece che piace ai re David, sia Puente che Parenzo. Eppure all'intelligence USA. NewsGuard, infatti, nel settembre del 2021 ha firmato un contratto da $750,000 con il Dipartimento della Difesa USA che si chiama Misinformation Fingerprints, le impronte digitali della disinformazione, dove per disinformazione si intende quello che non coincide esattamente con la narrazione ufficiale del Pentagono e della Casa Bianca. E il risultato si vede. Questo è il sito italiano di NewsGuard e qui sono elencate le bufale che hanno smascherato da quando è iniziata questa nuova fase della pulizia etnica di Israele contro la popolazione palestinese. Che uno pensa subito, ah, meno male, ci troverò due cose sensate sulla bufala gigantesca delle teste dei bambini mozzati che ha occupato le prime pagine di tutti i giornali italiani, oppure un po' di debunking di tutte le fake news spacciate dai sostenitori del genocidio per attribuire così un po' a caso la tragedia dell'ospedale di Al-Ahli a un errore di Hamas, ma che solo ed esclusivamente roba filo israeliana e filo USA. Perché noi civiltà superiori mica siamo come gli Untermenschen arabi, certe cose non le facciamo. Che uno allora dice, vabbè, che danni farà mai? Tanto uno che si scarica una roba del genere sul browser, quello vuole. Solo pura e sana propaganda suprematista ufficiale occidentale. Purtroppo però, grazie a un po' di sano lobbismo, NewsGuard, soprattutto negli USA, è diventato uno strumento piuttosto diffuso anche nelle istituzioni, incluse numerose librerie e università, e tramite un accordo con Microsoft pure a parecchi insegnanti e associazioni di insegnanti. D'altronde, la potenza di fuoco di NewsGuard è tanta roba. Lungi dall'essere un ente benefico, infatti, è una società privata, dalle spalle larghe. Tra i fondatori, infatti, c'è Publicis Group, il colosso francese della pubblicità e del marketing, una tra le 5 principali aziende del settore in tutto il mondo. Quindi, riassumendo, c'è un'azienda privata oligopolista che su mandato dell'intelligence USA dice alle università e alle insegnanti cosa è vero e cosa è falso. Cosa mai potrebbe andare storto? Nell'ambito di questa attività di censura per conto della propaganda di governo USA, nel settembre del 2022 NewsGuard ha individuato 6 articoli che contenevano fake news da parte di una piccola ma prestigiosa e combattiva testata indipendente americana. La testata in questione si chiama Consortium News e chi segue Ottolina ne ha già sentito parlare svariate volte. È stata fondata a fine anni 90 da Robert Perry, il mio amico Robert Perry, tristemente venuto a mancare nel 2018 dopo una lunga malattia. Forse definirlo un altro Seymour Hersh potrebbe essere un po' eccessivo, ma ci manca poco. Ex reporter di Associated Press e Newsweek, infatti, il buon Robert ha rivestito un ruolo fondamentale nello smascherare alcuni dei retroscena più inquietanti dell'operazione Iran-Contra. A lui, ad esempio, si deve la conoscenza del ruolo ricoperto nello scandalo da Oliver North, già membro del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e gran regista della vendita di armi all'Iran per finanziare le attività dei Contras, le feroci milizie nicaraguensi che tentarono di far precipitare nel sangue la gloriosa rivoluzione sandinista attraverso innumerevoli agguati terroristici. Grazie a queste inchieste Perry è stato insignito, come d'altronde anche Seymour Hersh, del prestigioso George Polk Award, l'unico vero premio giornalistico al mondo che significhi davvero qualcosa. E proprio come Hersh, anche Perry, nonostante la sua brillante carriera, a un certo punto decide di sbattere la porta in faccia al mainstream, che negli anni ha smesso di finanziare inchieste importanti che vanno contro la narrazione ufficiale del governo e insieme a un gruppo di giornalisti indipendenti di primo ordine ha deciso di fondare una sua testata che non accetta finanziamenti né dai governi né dagli inserzionisti. E già questa cosa da sola
probabilmente agli occhi di affaristi spregiudicati come quelli di NewsGuard, deve suonare di per sé come una fake news. Oggi a guidare Consortium News c'è un altro pezzo da 90. Si chiama Joe Lauria, firma di peso prima del New York Times, poi del Boston Globe e infine anche del Wall Street Journal. Il CDA di Consortium News poi sembra un vero e proprio museo del giornalismo, dal premio Pulitzer Christopher Reeves al recentemente defunto Daniel Ellsberg, il più importante whistleblower della storia degli USA, per finire con John Pilger, vincitore per due volte del titolo di miglior giornalista d'inchiesta del Regno Unito. Ma niente che possa scoraggiare i David Puente di Oltreoceano, che hanno individuato appunto 5 fake news che al gotha del giornalismo indipendente globale erano sfuggite. E cioè le seguenti. 1. Washington nel 2014 avrebbe sostenuto un colpo di Stato a danno di un governo democraticamente eletto in Ucraina. 2. Il governo ucraino avrebbe adottato politiche genocide nei confronti delle minoranze russofone. 3. La NATO in Ucraina starebbe armando un regime infestato di neonazisti. Allora... 4. Il bombardamento di Douma in Siria era una false flag, sfociata poi in bombardamenti illegali e illegittimi da parte dei governi di USA, UK e Francia. Ho un dubbio. 5. Il Russia Gate era una bufala. Ah, ok, no, perché regà, mi aveva preso un attimo. Sinceramente, faccio parecchia fatica a vederci anche solo mezzo errore. Ah, complotto, i poteri forti! Ma d'altronde, in un mondo dove la Russia si autobombarda i gasdotti, fa la guerra con le pale e per giustificare lo sterminio di centinaia di migliaia di civili inermi basta una fialetta di borotalco da agitare all'ONU come se fosse un'arma chimica, posso capire che anche solo suggerire che le cose non siano andate esattamente come ce le hanno raccontate eserciti di pennivendoli a libro paga e senza nessuna credibilità professionale possa risultare sconveniente. Ma la cosa più inquietante è che sulla base di questi 5 articoli NewsGuard ha segnalato come inattendibili tutti gli oltre 20.000 articoli dell'archivio di Consortium News. Di ritorno da Tel Aviv, dove era andato a rimarcare con forza il sostegno incondizionato degli USA al genocidio perpetrato da Israele contro i civili palestinesi, Rimban Biden ha lanciato un accorato appello alla nazione. È in momenti come questo, ha dichiarato, che dobbiamo ricordare chi siamo. Siamo gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America. Non mi so... sbagliando io, è proprio lui che deve ripetere sempre tutto due volte. La prima se la scorda mentre parla. E non c'è niente, altra ripetizione, che vada oltre le nostre capacità se lo facciamo insieme. È da un po' che a Rimban Biden gli è presa la scimmia di ripetere ogni 3x2 questo concetto. Siamo i più forti, siamo invincibili, siamo sto c***o. Ma come sottolinea sempre il nostro mitico Dall'Aglio, quando uno si sente in dovere di ripetere in ogni occasione quanto è forte e invincibile, c'è una buona probabilità che sotto sotto tanto forte e invincibile non si senta più. D'altronde, gli indizi diciamo che non gli mancherebbero. Purtroppo però è proprio quando uno comincia a realizzare che l'era dell'io sono io e voi non siete un cazzo sta avvolgendo al tramonto che potrebbe essere spinto ai gesti più sconsiderati. Fino ad oggi ci siamo sempre lamentati di quanto sia falsa e ipocrita la retorica dell'Occidente come luogo di libertà e di pluralismo e di come in realtà la proprietà dei mezzi di produzione del consenso in mano a un manipolo di oligarchi ostacoli il dissenso e il pensiero critico. A breve però potremo ricordare questa epoca di dittatura dolce del pensiero unico con una certa nostalgia. Quel che rimane della retorica liberale, mano a mano che la situazione continua a sfuggire di mano, potrebbe diventare un lontano ricordo. Liberali di merda, i liberali dovrebbero essere tutti impiccati. La grande svolta autoritaria del finto liberalismo del nord globale
è ormai dietro l'angolo ed è arrivata l'ora di costruire la resistenza. Aiutaci a costruire il primo vero e proprio media indipendente, ma di parte, quella del 99%. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è David Puente. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.